Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui e vi parlerò della mia esperienza con il piercing all'ombelico, perché da quando l'ho fatto ho ricevuto tantissime domande, tantissimi dubbi, gli stessi dubbi che avevo anche io prima di farlo, quindi in realtà sono dubbi super leciti. E se io avessi visto un video del genere prima di farlo, sarei stata molto più serena e molto più tranquilla, insomma. Nonostante le esperienze, ricordatevi che sono tutte soggettive, quindi prendetele con le pinze. Allora, cercherò di mettervi video e foto, quelle che ho, insomma, nel telefono che trovo. Il lontano 30 maggio di quest'anno mi sono svegliata una bella mattina e ho deciso di fare il piercing. Era un'idea che avevo in mente da tanti mesi, ma ho sempre avuto molta paura, sono sincera. Era l'unica cosa che mi bloccava, l'idea che un ago mi bucasse l'ombelico. Mi terrorizzava, nonostante sapete che università faccio, che lavoro farò. Ma finita la sessione d'esame, ero fuori con la Giulia e ho detto, sai che c'ha? Andiamo a sentire se è a posto la piercer per farmelo. Non farò il nome del posto in cui l'ho fatto, semplicemente perché non mi fido e siamo in un'epoca in cui non si devono fare nomi. Quindi se lo volete sapere, mi scrivete nei direct e ve lo dirò assolutamente. Ci ho un attimo pensato, tipo 5-6 minuti, ho detto va bene, facciamolo. Allora, vi parlerò di prezzo, dolore, come l'ho curato, se mi ha fatto infezione, eccetera. Io ho scelto un'anella, non so se si chiama così, una banana, insomma, l'orecchino, color argento, comunque classico. E mi piaceva molto, fatto sta che comunque ora lo dovrò cambiare perché è diventato troppo lungo, essendo guarita la ferita, diciamo. Cambiarlo costa tipo 13-14 euro, ma si fa. E niente, quindi mi ha fatto svegliare, mi ha fatto compilare un documento dove davo il mio consenso e bisogna essere chiaramente maggiorenni, altrimenti accompagnati da un adulto. E vi spiegano un po' come ve lo fanno, eccetera. Non mi hanno applicato nessun tipo di ghiaccio secco, cose. Zero. Sono stata chiaramente tutta disinfettata, eccetera. Prima di questo vi selezionano insieme a voi il punto in cui bucare, cioè vi chiedono se vi va bene, se vi piace, se non vi piace, eccetera. Dopodiché mi ha fatto sdraiare sul lettino e ora vi metterò il video da qualche parte. Ha tirato fuori un ago canula da credo 18 gauge, che è la misura, che è enorme. Volevo piangere e con una pinza, ma se guardate su YouTube c'è un sacco di video dove si vede bene il buco. Con una pinza tesoriva la pelle dell'ombelico e va a bucare in mezzo alla pinza, insomma, dove c'è appunto la pelle. E allora, opinione sincera sul dolore. Ragazzi, se io l'avessi saputo prima, l'avrei fatto tipo 2 anni fa. Vi giuro, non posso dire che non ho sentito male perché è una bugia. Sentite, c'è un foro, come se facesse un prelievo di sangue uguale. Non vi fate impressionare dal fatto che è una zona un po' strana, l'ombelico, cioè è pelle e fa male come farebbe male qua. E è un attimo, cioè veramente è, credo, una frazione di secondo, non so spiegarvelo. La cosa che più dà fastidio, secondo me, non è il buco quanto il inserire l'orecchino, perché lei buca con l'ago. Poi, è difficile da spiegare, al posto dell'ago lascia la cannula, che appunto è questa parte in plastica, e dentro alla cannula fa scorrere l'orecchino, appunto. È la parte che forse più mi ha infastidita delle due, perché appunto devi un po', diciamo, spingere, eccola. Per quanto riguarda il prezzo, io l'ho pagato 70, è tantissimo, però è un posto molto famoso, tutte le recensioni positive, sono molto bravi, io volevo andare sulla fiducia, insomma. Sono venuta a casetta, era un po' rosso, non mi faceva male,
e mi ha detto che avrei dovuto cominciare a muoverlo dal giorno dopo. Dovevo iniziare a curarlo con fisiologica, e la fisiologica va data per 2 mesi tutti i giorni con un cotton fioc attorno ai 2 fori praticamente, alle 2 estremità della banana, insomma. La fisiologica inizia proprio a scorrere come se fosse olio, invece senza è tutto un po' incrostato, diciamo. Non mi ha mai fatto infezione, se non è capitato, visto che io dormo di pancia, può succedere, è capitato che mi facesse un po' di pus bianco, ma niente di che, un po' di male magari per un giorno solo a toccarlo o a muoverlo, e poi passava, ecco. E devo dire che però mi ha aiutato tantissimo questa, che è Gentaline. In realtà questo è un farmaco, cioè non è proprio Gentaline, un simile, insomma, ha comunque lo stesso principio attivo, che è la gentamicina. Mi trovo benissimo, è comunque una crema antibiotica, quindi piano con le dosi. E quando lo sento un po' che mi fa un po' male, che è un po' appiccicato, eccetera, metto questa, una goccia, e la mattina dopo è perfetto. A distanza di ormai 2 mesi e mezzo sta bene, non mi fa male, mi piace da matti, non me ne sono pentita. La palestra l'ho ripresa quasi subito dopo 2-3 giorni. Dormirci sopra, una settimana almeno. Questa è la mia esperienza, diciamo, non c'è molto altro da aggiungere, se non che lo rifarei assolutamente. Che attenzione ai posti in cui andate, attenzione al materiale che utilizzano, che sia sterile, attenzione, mille occhi. Io ovviamente ho guardato tutto, chiaramente, essendo un po' dell'ambito di aghi, sterilizzazione, eccetera, ho dato un occhio, un'ispezione molto approfondita, ed era tutto perfetto, e credo sia per questo che sta bene, cioè che non mi ha fatto infezione. E questa era la mia esperienza. Fatemi sapere qua sotto se voi ce l'avete, come vi trovate, se vi è successo qualcosa. Per qualsiasi domanda qua sotto, chiaramente, e vi risponderò molto volentieri. E niente, vi mando un bacio, alla prossima, ciao!